partire da Napoli penso che sia un riconoscimento, penso che questo campionato possa essere quello che fa fare un salto di qualità, che non significa soltanto da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista di comunicazione, di risultati e di avere sempre più un maggior seguito, perché in questo momento abbiamo giocatrici che sanno emozionare. Il patrimonio basket per questa città è importante, anche con la squadra maschile, insomma stiamo cercando di portare a quei livelli che competono in una grande città come Napoli anche il livello di basket. Dobbiamo ringraziare appunto la Lega di Basket Nazionale che ha scelto Napoli per presentare questa straordinaria stagione. La Lega Basket Femminile presenta alla stazione marittima il nuovo campionato a bordo della nave da crociera MSC Meraviglia con alcune delle giocatrici protagoniste della prossima Serie A1. Una stagione sportiva molto attesa che punta anzitutto alla crescita e alla promozione della pallacanestro femminile anche attraverso importanti eventi e iniziative. Siamo contenti di dare il via libera al viaggio del campionato da Napoli per la 1 di basket femminile, tutte le squadre da sud a nord del nostro paese, abbiamo anche la Dike Napoli ed è bello perché lo sport ha una grande potenza e dimostra quanto forte sia il giacimento giovanile sportivo del nostro paese. Bello vedere tanti giovani che vogliono fare sport nella mia città come nelle altre città e l'impegno nostro deve essere sempre quello di fare in modo, pur con poche risorse economiche, che ci possano essere impianti sportivi sempre migliori. E Napoli li avrà, perché avendo ottenuto le Universiadi sarà l'occasione per ristrutturare tutti gli impianti della nostra città. Per i nostri giovani, esprimendo loro la gratitudine perché diventano campioni, spesso anche allenandosi in condizioni difficili. Napoli non è casuale che abbia ottenuto le Universiadi, perché non stiamo all'anno zero, perché abbiamo comunque degli impianti importanti che vanno ristrutturati fino in fondo. Non avendo soldi, avendo riscattato l'immagine della città che è diventata nuovamente capitale, è diventata attrattiva. Ecco perché tutte le cose sono concatenate. Divenendo attrattive, si è scelta Napoli come Universiadi e ci mandano le risorse economiche per ottenere degli impianti che saranno all'altezza delle più importanti capitali europee. Bisogna attendere 2 anni, il 2019 sta dietro l'angolo, per adesso stringiamo i denti e siamo campioni lo stesso anche con un'impiantistica non sempre eccellente.